Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video. Bentornati su Euro Truck Simulator 2, pronti per riprendere dove ci eravamo lasciati. Siamo qui in Svezia, a Kalmar, dopo lo scorso episodio e abbiamo ricevuto insomma una notizia amara alla fine dello scorso video, al termine della consegna, a causa di alcuni danni riportati che ci hanno tolto una grande entrata a livello finanziario, e quindi siamo qui per riprendere subito il via per andare sempre da Kalmar a continuare a girarci la Svezia. Restiamo qui e andiamo a trasportarci questi fiori da Kalmar ad Uppsala per 405 km. Buon in viaggio. Modo da... Grazie. Allora abbiamo 8 km da fare, ne approfitteremo anche per riparare il camion da questo 13% di danno che ha. Il problema dei soldi non era tanto legato al danno alla motrice, bensì al rimorchio e al carico, che quindi ci hanno portato ad avere una grande perdita a livello finanziario. Però succede. Ora la seconda uscita. Andiamo un attimo a riparare. Uscire dunque adesso. Andiamo a riparare un secondo. Riorientamento. Il camion. Vedi che sono dei figli di puttana però, eh? Sono veramente dei figli di puttana, maledetti bastardi. Troppo. E siamo arrivati a Fionda, Ripara, per forza. 15.000, praticamente sono quelli che guadagniamo adesso. Un viaggio dove guadagneremo 17.000. Ne abbiamo spesi 15.000 per riparare il camion. E va bene, ne approfittiamo giusto per... Voltare a destra e poi voltare a destra. Porco due, quanto cazzo di traffico c'è! Voltare a destra. Madonna. L'ho appena riparato, cazzo. 1% allora, di danno. Prendere l'attenzione. Figli di una puttana maledetta. Guarda, perché si ferma? Per quale cazzo di motivo ti sei fermato? Voglio... E mo riparte. Voglio... Porco Dio, voglio morire. Guarda. Tutti fermi. Gli svedesi sanno solo montare i cazzo di mobili, sanno. Vabbè, ormai sono passato, mi ha fatto la multa, ma vaffanculo, mi sono fermato. Dai. Prepararsi a voltare. Comunque, a destra. Una ladrata. Una ladrata di dimensioni. Meno male, Garriò 2700, meno male che... Grande Garriò che sale di nuovo di livello, ma tanto tra un po' dovremmo pagare le rate del prestito, quindi ci ritroveremo ad aver fatto un viaggio per limitare le spese. Viaggio per limitare le spese, questo. Finalmente siamo arrivati. Sono arrivato praticamente alla mia azienda di Farming Simulator, con tutte le serre e roba così. È lei praticamente. Agronord, mettiamoci al lavoro. Guarda, è la mia azienda. Guarda. L'ingresso, tutte serre. Io produco l'insalata, però loro producono i fiori. Ok, vado a caricare. Ciao ragazzi, pazzesco. Episodi crossover no, perché io non ho mai portato Farming Simulator sul canale. Però episodi crossover. Pazzesco, incredibile e meraviglioso. Ok. Vai. Ok, andiamo. Ok, vai. 405 km da affrontare. Usciamo piano, tranquilli. Lui è in pausa, arrivederci. Ciao belli, i vostri fiori arriveranno, non si sa se sani e salvi, ma arriveranno. A sinistra. Sì.
arrivano camion, arriva una macchina, dopo la macchina possiamo andare. Devo mettere sempre il problema la visuale dritta, perché sennò non vediamo un cazzo. Devo schiacciare prima il tasto, se no è tutto inutile. Occhio. Okay, lui gira di là. Calma, perché abbiamo perso già troppi soldi, sinceramente. Vado io. Non avevo visto la freccia del signore. Mi stavo insinuando a poco, e invece stava uscendo anche lui. E vabbè, succede. Andiamo. Dai, stiamo andando bene per ora. Proseguiamo. 380 km dovremmo arrivare in primo pomeriggio, perché recupereremo sicuramente per strada un po' di minutaggio per quanto riguarda il tabellino di marcia. Attenzione, perché abbiamo visto che in Svezia gli piace fare questi cazzo di sparti traffico che non hanno un fottuto senso. John D, 117 euro. Cosa hai consegnato? Hai consegnato il pane. Hai consegnato il pane al fornaio sotto casa e ci sei andato con il mio camion, maledetto. 117 euro, ma che viaggio è? Ma che viaggio è? Per carità, ti sei preso sicuramente la provvigione, ma che viaggio è? Guarda qui che bello. Bellissimo. Foto thumbnail. Fico. Però che sta succedendo qui? Perché siamo fermi? Dobbiamo camminare, ragazzi, dobbiamo camminare. E certo, c'è un semaforo probabilmente. Lo vedete? C'è il semaforo. Siamo in coda per i lavori. In coda per i lavori stradali, va bene, aspetteremo che si faccia verde, non si farà mai verde, aspetteremo all'infinito. Si è fatto verde, vedi? Basta avere un po' di fiducia e un minimo di accelerazione davanti, però, eh? E allora, perché se scatta arancione qua si rifermano tutti. Ok. Piano piano. Stanno riasfaltando la strada. Dei lavori incredibili. Occhio. Allora, attenzione, c'è un po' di traffico, non si può superare perché non c'è spazio. Vediamo questo con sta macchina qui davanti, che veramente dire lento è dire poco. Se ce la facciamo. Vorrei azzardare un sorpasso, ma non so, niente, perché la mia corsia è singola. E poi di là invece doppia corsia. Che palle! Ma che strade fanno in Svezia? Ma che strade ci sono in Svezia? Ci sono delle strade imbarazzanti. E niente, ci tocca rimanere qui dietro. Scania, lì il cartello, il nostro camion grande. Pubblicità di Frank. Madonna, mai distrarti con questi tizi qui. Io vado dritto, ma mi si allarga la corsia, per cortesia. Oh, grazie, finalmente posso levarmi dal cazzo qualcuno. Ma si restringe immediatamente dopo. E chi abbiamo davanti se non niente poco di meno che la polizia? Che fai? Che te la sbanghi così? Assolutamente no. Dovete fare il pieno voi? No, eh? Dovrei farlo io il pieno. Ma vabbè, 300 km riusciamo a farli senza problemi.
E niente, polizia svedese davanti a noi, ladies and gentlemen. Non si può fare nulla, dobbiamo soltanto aspettare per forza. Aspettiamo. Perché se li sorpasso, prendo la multa. Ma non li posso sorpassare, perché tanto ci sono le auto che vengono di fronte. E siamo dietro la pula che frena in curva dove non c'è minimamente bisogno. Loro hanno una macchina con più tenuta, riusciamo a farla noi con un camion. Vorrei azzardare un sorpasso, ma non posso accelerare, ci metterei troppo. Già sono in salita, guardali, guardali. Ma che cazzo, stiamo ai 30 all'ora, ragazzi. Siamo ai 30 all'ora. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Il piede bisogna schiacciarlo. Il piede bisogna affondarlo su quel pedale destro. Non possiamo restare così a caso. Per fortuna si sono tolti dai maroni. Oh, ora abbiamo un camion davanti. Sempre un ostacolo. Arriva qualcuno? Sì, arriva qualcuno. Decisamente arriva qualcuno. Decisamente stava arrivando qualcuno. Oh, Dio mio. E ovviamente che succede adesso? No, si allarga la strada? No, non è vero mai. Sparti traffico. Io con la corsia singola e di là la doppia corsia. Che coglioni. Che coglioni. Dai, tip, su, su, tip tap, dai. Viaggiare, eh? Viaggiare. No, no. Dai, tip, però, su, 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 camminare, camminare, camminare. Cioè, ci stiamo mettendo più tempo a fare questi 400 km che lo scorso episodio. A farne 1100, davvero, davvero. Che panico. Ragazzuoli, io vorrei sorpassare, ma la vedo greve. Ho la visuale cieca. Vai, affonda, 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 sorpassa sto stronzo. Ma vaffanculo, va. Mortangurielli. Vai. Vai, sì, vai tra. Sinistra. Voltare. Staccata da panico. Scala, scala, riscala. Vai così, perché ho visto quel camion e non mi fidavo proprio minimamente. Sì, a voltare a destra. Voltare a destra. Destra, vai. Let's go, non arriva nessuno, approfitta. Ok, ok. Che forse abbiamo svangato il traffico, non lo so. Questo non ve lo so dire. Però sorpasso. Bene così. Lavori in corso. Superamento della velocità. Bastardi, ma non, dove cazzo stava l'autovelox? Dov'era? Vabbè, ci abbiamo rimesso, eh. Su questo viaggio ci abbiamo rimesso. Alla rotatoria. E fin qua, diciamo uscita. Che non è che lo abbiamo capito adesso, l'avevamo capito adesso. Già da quando siamo partiti che ci avevamo rimesso con questo viaggio. E vabbè. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Succede. Ora se ne andranno via 8.000 euro per le rate del prestito. Olè, eccola qua, preciso come un orologio svizzero. E 8.000 euro se ne sono andati. Vabbè. Questo è il viaggio della speranza. Il viaggio dello sperperamento soldi. Link hopping esplorata. Alla rotatoria prendere la. Ok, ci sto passando vicino, ma. Perché tanto quel SUV mica si è fermato. Uscire adesso. Dai, guarda questo, deve andare a sinistra e sta la corsia esterna. Che il signore lo fulmini. Vai, andiamo.
È complesso mantenere la calma. È complesso mantenere la calma perché te la fanno perdere la calma. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Sì, ci penso io, ma è così. Seconda uscita, questo qui dove va? Uscire. Dove vado adesso. Io? Assolutamente sì. Ti pare? Avevi dubbi? Assolutamente no. Vai così, sorpassalo. Prossima rotonda, sempre. Madonna, è pieno di rotonde qui. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. L'angolo delle rotonde del mondo. Questo uscire anche deve adesso. Uscire, madonna mia. A volte non Diversi premo troppo adesso. La frizione per fare un cambio rapido, ma. Vai, vai. Approfitta un po'. Vediamoci un po' dal traffico. Speriamo di poter spingere un pochino per recuperare, perché non abbiamo recuperato un cazzo sul tabellino di marcia, eh. Pochi minuti scarsi. Sì, salve, sì, sto passando sui bump. Quelli che ti avvertono, uè cocco, sei andato fuori strada, eh. Lo so, ma guarda che traffico. Ma guarda che traffico, tra l'altro noi abbiamo anche la moto del più traffico, eh. Quindi c'è una cosa che ci siamo cercati un po' anche noi. Una cosa più realistica. Però poi se tanto facciamo così, per evitarlo, diciamo che non ha senso. Sì, sì, vabbè, ho capito. Staccala da panico, madonna mia, madonna mia. Stanno a fare lavori, che è successo? Ho capito, ma qua sta andando in distruzione il mondo. Cioè, la Svezia è al collasso. Stanno riparando tutto, e ovviamente quando devo passare io. È la storia della mia vita in real life. Lavori, becco sempre i lavori per strada. E poi ci sono comunque sempre le buche. Ma che cazzo fanno? Ma lo fanno male. Non si spiega. Vai, vai. Andare dritto. Dai, dritto, allora mettiamoci di qua. Vai. 160 km alla fine. Comunque fare i video di Euro Truck Simulator 2 mi ricordo perché erano molto stancanti, perché registro quei 2-3 episodi, parlo quelle 2 quasi 3 ore di fila costantemente, arrivo ad una certa che sto in difficoltà. Sto in difficoltà. Sto in difficoltà, assolutamente. Che devo fare però? Che devo fare? Niente, che devo fare? E allora proviamo un attimo a vedere. Qui che c'è un punto panoramico, penso. Sì. Sì, ci sarebbe, credo, un punto panoramico. Anche dall'altra parte della strada stanno facendo lavori. Va bene. Va benissimo, vorrei eventualmente mettermi qui, perfetto, per sfruttare la corsia di sinistra e non sentire quel costante della corsia di emergenza. Ora dovremmo solo far cercare di togliere dai coglioni questo, perché tanto mi inchiodo davanti, puttana Eva. Ti devi levare dai coglioni. Devi levarti dai coglioni. Non si leva e non demorde. Gli sto con il clacson qui sulle orecchie, ma non si leva. Sto bastardo. Ok, andiamo dritti. Madonna che traffico comunque, ragazzi. Da non credere. Andiamo più veloci, vanno più veloci sulla corsia a destra. Perché c'è questo camion qui davanti che. Senti. Andatevene a fare in culo, va. Sti bastardi. Via! Così! Si passa! Veloci! Madonna, lì c'era un botto di roba da esplorare, eh! Non era male forse andarci. Però vabbè. Abbiamo perso già fin troppo uscire tempo adesso. Sinceramente. Ah, dobbiamo uscire, ok. Perfetto. 80 km.
Abbiamo quasi concluso il viaggio. E meno male, direi. Direi per fortuna. Vai, vai. Vai, vai. Poi diciamo che in realtà sostanzialmente, oltre a essere un pochino affaticato per il fatto che sto registrando dei video, è il terzo video di fila di Eurotrack Simulator dove parlo costantemente, anche stamattina non ho registrato video ma ero in diretta in radio, quindi insomma si parla di continuo qua. E quindi si accusa un pochino, però vabbè, siamo ormai quasi giunti alla fine, ormai ci mancano 55 km alla nostra destinazione, dunque non abbiamo problemi ormai a farceli, cioè questo è poco male, davvero. Vai così, accelera, anche se stiamo andando un pelo veloci e su queste strade non è molto consigliabile. Stiamo più che altro attenti ad eventuali autovelox che possono sbucare da dietro qualche cespuglio come un Bigfoot. Allora, vediamo un po'. Tra poco dovremo andare a destra. Ora la strada si dovrebbe stringere. No, in realtà fa solo finirsi a destra. Una specie di S. Rimango a destra, agli ordini, signorina. Guarda, vado ancora più a destra. Così proprio stiamo sicuri. E siamo arrivati, in realtà. 18 km. Uscire a destra. Siamo arrivati. Continuo. Un piccolo conte. Continuo. Questa è veramente brutta come battuta. Cioè, qui è doppia corsia. E poi ti mettono spartitraffico e ti mandano in corsia unica, sti bastardi. Ce l'ho con gli svedesi, sì. Inizio ad avercela un po' con gli svedesi. Fanno delle strade un po' a cacchio di cane. Uppsala, 6 km, siamo arrivati. Così la sblocchiamo. Abbiamo sbloccato diverse città in Svezia, non male, perché non c'eravamo mai venuti. O forse una volta c'eravamo venuti una volta, ma in una città appena vicina al porto. Ci siamo spinti un pochino oltre, almeno adesso. Ok, allora, sinistra. Superamento limite di velocità 4.020 euro. Ma stavo rallentando per il semaforo. 4.020 euro. 4.020 euro. Ma siamo matti. Sì, definitivamente. Andiamo via dalla Svizzera. 4.020 euro. Ma siamo matti. Voltare a sinistra e poi voltare a destra. Per 30 km orari. 4.020 euro. Cazzo, abbiamo finito, ma meno male. Mortacci di Pippo. Parcheggia, sì, fammi meno l'esperienza. È l'unica cosa che ci è rimasta da fare in questo viaggio. I soldi non li abbiamo fatti minimamente, partivamo con 743.000. Dopo questo andiamo a 727. Cioè, abbiamo perso praticamente quasi 20.000 euro sto viaggio. Ma che davvero? Ok, fai manovra, che ti devo dire? Ma che parcheggio automatico, non fammi parcheggiare. Che modo di parcheggio alla stragrande. Vai così. Ok, un po' più dritti. E vai così, amico mio. Olè. Guarda qua. Che parcheggio incredibile ti ho fatto. Sgancia sto rimorchio. Per carità di Dio. Eccellente, sì, ok. Abbiamo portato sti fiori senza far danni né niente. Ma di soldi ne abbiamo fatti veramente, veramente pochissimi. 7.28. Offerte di lavoro. Vediamo eventualmente il prossimo episodio cosa potremmo fare da qui. Tolosa in Francia, ma insomma diciamo che non mi conviene, quasi mi conviene questo. Ce ne torniamo a Malmo l'abbiamo già visitato,
600 km, 38.000 è quello che paga di più a chilometro. E poi magari da Malmo ci spostiamo da qualche altra parte, anche perché altre cose in Svezia non ce ne sono. E allora facciamo così, restiamo in Svezia, magari ce ne andiamo, oppure assi del treno, portiamo le assi del treno a Tolosa. Tolosa che abbiamo già visto. Però magari poi da Tolosa possiamo spostarci e andarcene in Spagna, che in Spagna veramente abbiamo tanta tanta roba da vedere. Ladies and gentlemen, va benissimo. Allora io vi saluto qui. Vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Euro Truck Simulator 2. Ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi.